secondo me creerà qualche problema, anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo e gestionale. Quindi, non solo le figure del comma 1, anche altre professionalità che però devono essere in qualche modo individuate dai regolamenti degli enti affiliati. Quindi fondamentalmente è una tassatività che rimane seppur con il filtro del regolamento. Il problema è che queste mansioni che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, quali sono? Tenuto conto che quelle invece di carattere amministrativo e gestionale sono escluse. Io ho provato a fare una ricognizione così, anche prendendo qualche documento di qualche federazione redatto precedentemente, ovviamente, a questa riforma. Beh, vedete, alla fine queste mansioni sono, per esempio, quelli di addetto alle pulizie dei campi, gli addetti alla sicurezza e alla manutenzione, gli addetti al trasporto degli atleti, gli autisti. Potremmo discutere se lo speaker, il cronista del palazzetto dello sport, è una mansione necessaria. Ovviamente, da questo punto di vista, un grande ruolo avranno i regolamenti, fermo restando però che questi regolamenti non potranno essere evidentemente contra legem e quindi non potranno andare a derogare questa nozione legislativa e quindi ad includere per esempio le mansioni di carattere amministrativo gestionale, come invece alcuni regolamenti fanno attualmente. Qual è il problema? Che se andiamo a vedere poi l'articolo 15 e la nozione di tesserato, viene fuori che il tesserato deve svolgere attività sportiva. E quindi o qui noi ampliamo un po' il concetto di attività sportiva e ci facciamo rientrare anche le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, ma queste mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva non sono a stretto rigore mansioni sportive. E però questi soggetti che le svolgono devono essere tesserati ai sensi dell'articolo 15. Anche questo può essere un fattore di riflessione sul quale appunto che può essere approfondito. Andiamo alla qualificazione del rapporto di lavoro sportivo. E qui anche prima l'avvocato Nannetti ha detto qualcosa. Qui abbiamo una formula che è una formula abbastanza, come dire, ipocrita, perché ricorrendo nei presupposti è vero che se ricorrono i presupposti di qualcosa non occorre la norma che apre, ricorrendo nei presupposti è difficile che abbia un contenuto precettivo autonomo rilevante. Qui questa norma ci dice che l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo se ne ricorrono i presupposti, ma non c'è bisogno di una norma per dire che se ne ricorrono i presupposti, c'è un'attività, ci può essere un'attività di lavoro autonomo. La novità è che è un'attività di lavoro sportivo e quindi questa attività sportiva diventa oggetto finalmente di un contratto di lavoro anche a prescindere dal settore dilettantistico o professionistico. Però quello che conta è se ne ricorrono. Che ha dettato un po' i confini. Lo si può dire in senso generale, ma vedremo che, e anche questo è stato detto, la legge poi aggiunge qualcosa sotto questo punto di vista, prevedendo delle presunzioni che aiuteranno il giudice e l'interprete nell'attività di qualificazione. Vi segnalo che appunto nell'ambito del lavoro autonomo, sportivo ed è abolita anche la possibilità di utilizzare i voucher, anche se non so quanto
sia una forma di lavoro utilizzato in questo campo. Sull'inapplicabilità dell'articolo 2,1, ve lo segnalo perché anch'io ero rimasto un attimo sorpreso, non avevo seguito tutta l'evoluzione. Resta in vigore l'articolo 2,2 lettera D del decreto 81 del 2015 perché è stata abrogata la norma originaria del decreto 36 del 2021 che a sua volta lo abrogava. Quindi il riferimento oggi è diciamo per questo. Questa perdurante applicabilità dell'articolo 2,2 è il decreto legislativo 163 del 2022 che, ripeto, ha abrogato la norma abrogante. E quindi questo che significa che non trova applicazione quella scorciatoia, chiamiamola così, lo posso perché questo articolo 2,1 non trova applicazione a queste collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni, società sportive e affiliate alle federazioni. Andiamo alle presunzioni. La presunzione di subordinazione per il lavoro sportivo professionistico, quindi si presume subordinato, ma la legge offre degli indici di autonomia e questi indici di autonomia possono essere anche non compresenti, ne basta almeno uno. Il riferimento è l'articolo 27, quindi vedete un riferimento al periodo di tempo in cui questa attività si svolge. Anche questa è una norma un po' problematica perché il breve periodo, qual è il breve periodo? È una norma che è soggetta, potrebbe creare qualche contenzioso, però non credo sia l'elemento più problematico perché quello che conta, se ci pensiamo, è che lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento. Pressoché tutti i lavoratori sportivi professionisti devono sottostare a sedute di preparazione e allenamento, credo che questo sia il requisito, che taglia la testa al toro. E fondamentalmente poi consentirà di qualificare come professionistica una prestazione. Gli altri due non mi sembrano molto, molto conferenti, tenendo anche conto del fatto che nessuno discute sull'attività professionistica, insomma, non credo ci sia un problema sul riconoscimento della natura subordinata del lavoratore professionista. Mentre invece nel dilettantismo la questione è diversa perché la legge prevede una presunzione stavolta non di subordinazione, ma di autonomia e in particolare di autonomia nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Una presunzione di autonomia a ricorrere dei seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente. Quindi attenzione, stavolta i requisiti sono compresenti, quindi devono esservi entrambi perché si verifichi la presunzione di autonomia. Quindi un requisito di durata, la durata della prestazione non deve superare le 18 ore settimanali, dalle quali però va escluso il tempo dedicato alla partecipazione alla manifestazione sportiva, quindi un requisito di durata. Non supera le 18 ore settimanali, quindi qui abbiamo una sorta di misurazione del grado di continuità necessario per escludere appunto la collaborazione. E poi la prestazione oggetto del contratto risulti coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti bla bla bla. Qui questo secondo requisito è un po' tautologico perché qui fondamentalmente stiamo dicendo che si presume una collaborazione coordinata e continuativa se la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo. Da questo punto di vista la norma non mi sembra possa essere considerata un esempio di grande precisione tecnico-giuridica. Ma al di là di questo, un altro aspetto sul quale si potrebbe riflettere può essere un insieme è che natura ha questa presunzione? Cioè è una presunzione assoluta,
è una presunzione relativa. Anche perché poi, se ci riflettiamo, parlare della natura della presunzione con riferimento alla presunzione di autonomia nel senso di Co.co.co., anche da un punto di vista processuale, ma i colleghi avvocati su questo sono maestri e possono correggermi, secondo me non ha tutto questo senso. Qui la presunzione realisticamente è una presunzione che può essere soltanto relativa. Perché può essere soltanto relativa? Perché se fosse assoluta avremmo un problema relativo alla questione teorica della cosiddetta indisponibilità del tipo legale, no? Del lavoro subordinato, per cui non si può qualificare come autonomo un rapporto se questo di fatto ha le caratteristiche della subordinazione. Quindi è una presunzione che deve necessariamente ammettere prova contraria. Ma se è una presunzione che ammette prova contraria, non ha nemmeno un grande significato precettivo, secondo me, perché il collaboratore, il lavoratore sportivo, mettiamolo così, ha interesse non ad avvalersi della presunzione e quindi a provare l'autonomia, ma ha interesse a provare la subordinazione. E quindi anche laddove il committente si avvantaggiasse della presunzione di autonomia, si sostanzia semplicemente nel fatto che il giudice dovrà provare la subordinazione, ma questo avviene normalmente, quindi da questo punto di vista la presunzione non mi sembra abbia un significato precettivo particolarmente rilevante. Però su questo si possono poi avere eventualmente altre opinioni. Un riferimento che va fatto, ma qui lo faccio come dire, più che altro per il ruolo che ricopro di presidente della commissione di certificazione di Sapienza Università di Roma, la legge attribuisce un ruolo alla certificazione e consente appunto la certificazione dei contratti di lavoro, rimandando alla compilazione di una serie di indici che possono essere individuati. Quali possono per distinguere tra subordinazione e autonomia saranno quelli che la giurisprudenza già riconosce da questo punto di vista, non devo certamente spiegarli ai colleghi avvocati. Un aspetto che era interessante, sul quale stavamo riflettendo in sede di commissione di certificazione, era se sia possibile certificare una prestazione volontaria, perché è evidente che poi ci si può aspettare una sorta di corsa al volontariato, di corsa all'amatorialità, per evitare poi gli oneri legati al contratto di lavoro. E bisogna dire però che è incompatibile con il rapporto di lavoro la prestazione del volontario, e quindi da questo punto di vista uno spazio per la certificazione è difficile da ricavare, a meno che non si voglia lavorare su un provvedimento di diniego, ma la vedo da un punto di vista anche pratico difficilmente prospettabile. C'è poi diciamo, con riferimento alla disciplina applicabile al rapporto di lavoro sportivo, faccio solo un accenno, perché ne avevamo parlato con i colleghi relatori anche preparando questo convegno, sul trattamento di fine rapporto, l'articolo 25,4. Io vi do la mia, ma poi magari qualcuno può aggiungere la sua. Secondo me, da questo punto di vista, questa norma non si interpreta nel senso che non è dovuto il trattamento di fine rapporto laddove non sia costituito il fondo. Il fondo è una possibilità ulteriore che si aggiunge al regime legale del TFR. Se c'è il fondo, si deduce dal TFR quanto versato, ma il trattamento di fine rapporto è comunque dovuto. Non mi soffermo per motivi di tempo sulla disciplina per i dipendenti pubblici, è contenuta nell'articolo 25,6. Un dubbio che potremmo forse porci è qual è la sorte dei lavoratori pubblici part-time, se anche loro sono soggetti a questi limiti, oppure se per loro, come sembra auspicabile, il problema non si ponga. Rimando poi alla seconda parte, se avremo tempo, qualche approfondimento sulle collaborazioni gestionali, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Domenico, grazie professore per gli stimoli che ci hai dato, soprattutto sulla presunzione di autonomia
nel lavoro dilettantistico. Capiamo quindi che secondo te il primo elemento, ad esempio, che aveva creato problemi interpretativi, deve intendersi verso un unico committente. Quindi le 18 ore sono interpretate, come anch'io avevo ritenuto, nel senso che ciascun lavoratore con ciascun committente può effettuare 18 ore. Quindi non sono cumulative, ma sono singole. E questo non è un elemento di poco conto, ci rendiamo conto, tutti quanti. Nel passare la parola al secondo nostro relatore, volendone stimolare l'intervento, io il pensiero mi riva nuovamente all'articolo 25 che abbiamo già citato, perché la norma, dopo aver elencato i lavoratori sportivi, chiude dicendo che per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le norme sui rapporti di lavoro di impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. Il complesso di norme che è contenuto nella riforma opera quindi comunque una significativa distinzione a fini previdenziali e assistenziali, soprattutto tra il settore del dilettantismo e quello del professionismo, e tra autonomi e subordinati e coordinati e continuativi, e seppur è un apparato di indubbia rilevanza anche per la garanzia che viene offerta ad una platea di lavoratori molto maggiore rispetto a quella che c'è attualmente, comunque presenta dei profili che richiedono una certa attenzione, come ad esempio l'esclusione, almeno apparente, della fruizione dagli ammortizzatori sociali di questa platea di lavoratori, e come l'esclusione di alcune figure, cui faceva in parte cenno anche il professor Mezzacapo, che ruotano intorno al mondo dello sport, che erano contenute ad esempio nel DM del 2005, ma che sembrano escluse dall'articolo 25. E su questo appunto chiedo un approfondimento, un intervento del collega Carlo Alberto Nicolini sui vari profili di suo interesse. Solo una cosa, come Grazie. tempi, vi prego solo un minimo solo di attenzione sui tempi e basta. Grazie, scusatemi. Grazie, davvero ringrazio veramente dell'invito. Spero, credo che si vedano le slide. Dunque, ringrazio AGI Lazio per avermi invitato a questo convegno così importante su questa materia così anche impegnativa. E porto anche il saluto di AGI Marche, ovviamente, nella quale opero e del quale sono vicepresidente. Ora, le discipline previdenziali. Innanzitutto, per andare a vedere le discipline previdenziali applicabili al lavoro sportivo, dobbiamo fare un minimo di geografia, cioè si parte dalla definizione del lavoratore sportivo e di questo ne ha ampiamente parlato il professor Mezzacapo. Quelle discipline previdenziali, salvo alcune norme che forse probabilmente vedremo sui collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali, si applicano ai lavoratori definiti come sportivi e qui ne ha già ampiamente parlato il professore. Un accenno quindi sul fatto che ci sono delle figure che operano all'interno del mondo sportivo, ma non sono soggette alle discipline previdenziali. Di questo in particolare va tenuto presente degli atleti e degli altri soggetti dei gruppi sportivi della polizia, dei vigili del fuoco, dell'arma dei carabinieri e pubblico. Questi lavoratori sono sportivi a tutti gli effetti, ma il loro rapporto di lavoro, anche per quanto riguarda i profili previdenziali, è disciplinato dai rispettivi ordinamenti. Questo vale anche, dovrebbe valere anche per gli atleti paralimpici che operano nell'ambito del gruppo sportivo paralimpico, dei gruppi sportivi delle Fiamme Azzurre, Fiamme Oro e Vigili del Fuoco. Ci sono le norme dei 43 e seguenti. Lasciano un po' perplessi invece le norme degli articoli 47 e 48 che parlano del gruppo sportivo paralimpico della difesa e delle Fiamme Gialle, perché lì sembrerebbe che gli atleti paralimpici rientrino, non abbiano dei rapporti di lavoro pubblico, ma dei contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto. Se quello che dico è fondato, rientrano quindi anche questi nell'ambito delle discipline previdenziali di cui parliamo. Perché poi ne riparleremo e ne riparlerà anche soprattutto la collega Rubino, sono gli addetti agli impianti sportivi
quindi dei soggetti che sono iscritti al fondo o pensione lavoratori dello spettacolo ai sensi del decreto del 2005, sono gli addetti agli impianti sportivi nei quali rientrano anche gli istruttori, gli allenatori, eccetera, che attualmente sono iscritti in questo fondo e quelli di cui ha parlato la Cassazione e che in parte andranno nella nuova disciplina e vedremo c'è anche una norma, ci sono anche delle norme transitorie e in parte quelli cioè che non rientrano nella azione di lavoro sportivo rimangono o dovrebbero rimanere lì, anche qui avremo dei distinguo. E infine non rientrano nelle discipline previdenziali neppure i volontari di cui si è già parlato, anche se poi ci sono delle norme di tutela. Come accade per la disciplina del contratto, anche per la disciplina previdenziale è essenziale la qualificazione, e anche qui ne ha parlato in maniera egregia il professor Mezzacapo, la qualificazione come lavoro subordinato, autonomo o collaboratore continuativo o coordinato. Come per il contratto, e come ricordava la collega, per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano norme generali anche sulle anche in materia previdenziale. Quindi agli sportivi si applicano le normative della gestione di iscrizione e vedremo qual è. Questo vale sia per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti, sia per le assicurazioni sociali minori, per le quali però bisogna andare innanzitutto a vedere l'articolo 33 secondo comma, che dà questa regola generale ma allo stesso tempo elenca le tutele. Quindi se le tutele sono quelle elencate è ragionevole ritenere, poi se sia ragionevole la scelta del legislatore questo o altro, che siano escluse dalle tutele previdenziali quelle tutele che non sono state elencate. Questo che cosa significa? In particolare per il lavoro subordinato non dovrebbero applicarsi le integrazioni salariali, cioè quindi gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, e la scelta è sicuramente, se viene confermata anche dagli altri interpreti, è sicuramente in controtendenza rispetto alla opera di universalizzazione delle tutele operata dalla legge di bilancio per il 2022 e anche per l'impostazione, ad esempio, che ha adottato da ultimo la legge delega 106 del 2022 per i lavoratori dello spettacolo, che intende andare ad incrementare le tutele, gli ammortizzatori sociali, e dovrebbero essere esclusi anche dal fondo di garanzia. Aderisco totalmente alla tesi del professor Mezzacapo, per cui l'articolo 26,4 non esclude invece il diritto al TFR che dovrebbe spettare come per tutti gli altri lavoratori subordinati. Andiamo quindi a vedere dove vanno iscritti i lavoratori sportivi. I lavoratori sportivi vengono divisi in due gruppi. Il fondo pensione sportivi professionisti diventa il fondo pensione per i lavoratori sportivi e a questo vanno iscritti tutti i lavoratori sportivi subordinati, sia professionisti che i dilettanti, mentre invece tutti i lavoratori professionisti anche non subordinati. Quindi tutta l'area del professionismo va in questo fondo e ci vanno anche i dilettanti subordinati. Rimangono fuori i dilettanti non subordinati, quindi autonomi e collaboratori, che sono invece iscritti alla gestione separata INPS e quindi secondo le relative discipline, salve le deroghe particolari. Norme transitorie, ve lo accennavo. Gli istruttori e i direttori tecnici erano in realtà già iscritti in moltissimi casi, e secondo quello che diceva, che dice ancora, anzi sono iscritti, devono essere iscritti in moltissimi casi, secondo quello che dice la Corte di Cassazione, che devono essere iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. La Cassazione, peraltro, ha adottato una interpretazione particolarmente favorevole all'INPS e che di fatto, per così dire, se percepiscono emolumenti anche di poco importo, molto spesso e quasi sempre vanno iscritti. Nel nuovo regime essi sono assicurati sulla base del relativo rapporto di lavoro, quindi dovrebbero andare al fondo pensione lavoratori sportivi oppure alla gestione separata. Dovrebbero cambiare, se già iscritti dovrebbero cambiare gestione.
Per questo è stato previsto che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, se risultano già iscritte al fondo pensione lavoratori di spettacolo, possono optare per mantenere quella iscrizione. Rimanendo sempre ai dilettanti che vengono iscritti alla gestione separata, come dicevo, ci sono alcune norme particolari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi previdenziali. Se sono già stati assicurati presso altre forme obbligatorie, diciamo presso altri regimi pensionistici obbligatori, e direi anche, la norma non è precisa ma secondo me va interpretata così, anche se sono già titolari di pensione, gli si applica la stessa aliquota di computo degli altri soggetti che iscritti alla gestione che si trovano in questa condizione. Se non sono assicurati presso altre forme obbligatorie, gli si applica sia l'aliquota pensionistica di computo, sia le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti relative alle assicurazioni cosiddette minori, e sono quelle elencate nella slide. Qual è la particolarità? Che in questo caso l'aliquota di contribuzione e computo del montante pensionistico è quella del 25%, cioè quella dei lavoratori, degli altri lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, ma è inferiore a quella invece applicabile agli altri iscritti che sono i collaboratori continuativi coordinati. Quindi i co-co-co sportivi pagano solo il 25% e hanno il montante computato sul 25%, mentre gli altri co-co-co iscritti alla gestione hanno le aliquote del 33%. C'è poi uno sgravio contributivo, che è un abbattimento del 50% dell'imponibile contributivo nel periodo di entrate, compreso tra l'entrata in vigore della disciplina, che dovrebbe essere, ma condizionale d'obbligo, il 1 luglio e il 31 dicembre 2027. L'abbattimento è però abbatte anche il computo ai fini della prestazione pensionistica. Se mi sembrerebbe di dover affermare che invece l'abbattimento della contribuzione non debba andare a discapito delle prestazioni minori, delle prestazioni temporanee per le quali ci sono le aliquote aggiuntive. E qui poi c'è una ritorniamo a quei famosi lavoratori che devono essere iscritti nel fondo pensione lavoratori sportivi, senza spoilerare più di tanto l'intervento della collega Rubino. Lì che cosa ha detto la Cassazione? Ha detto che questi soggetti che è difficilissimo dire, per esempio, che un allenatore non lavora in maniera occasionale, L'articolo 67, lettera M del testo unico sulle imposte dirette. Ve ne parlerà meglio la collega Rubino. Quello che mi importa dire è che invece qui, rispetto a questa impostazione, a questa giurisprudenza della Cassazione, il legislatore delegato del correttivo tenta di introdurre una sanatoria. In realtà però la lettera non è felicissima, perché la finalità è chiara. Si dice che per questi soggetti non si dà luogo per il passato al recupero contributivo, però si parla di soggetti inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 primo comma lettera M. In realtà i lavoratori per i quali la Cassazione ha imposto, contro una prassi diffusissima, l'iscrizione della contribuzione sono quelli che non sono, che secondo la Cassazione non sono inquadrati ai sensi di quello previsto dell'articolo 67. Sembrerebbe quindi che la lettera della norma dica in realtà il contrario di quello che vorrebbe dire, che vorrebbe la sua finalità, e su questo forse, se su questo il legislatore ci ritorna sopra, non fa assolutamente male. Ritornando sempre ai lavoratori dilettanti iscritti alla gestione separata, viene introdotta una franchigia per la quale l'aliquota contributiva pensionistica e quella di computo del montante sono calcolate solo sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Anche qui il legislatore mi pare che non abbia detto effettivamente
quello che voleva, nel senso che qui non dovrebbe parlarsi solo di esonero dall'aliquota contributiva pensionistica, ma in maniera diciamo più completa di esonero proprio dall'obbligo di contribuzione e iscrizione, cioè chi non arriva ai prima 5.000 euro annui di compenso non va iscritto alla gestione, è un'area esente. Ora qui è stata sottolineata la differenza rispetto alla soglia di esenzione fiscale che è pari a 15.000 euro e ve ne parlerà il collega tributarista. E quindi si dice che in realtà qui il sistema è disarmonico perché avremo una prima fascia esente da contribuzione e tassazione che è fino a 5.000 euro, da 5 a 15.000 euro esente da tassazione ma non da contribuzione e poi per il resto è tutto imponibile. In realtà la norma ha una maggiore coerenza con la disciplina della gestione separata. Perché? Perché con la legge introdotta nel 2000, con l'articolo 44,2 del decreto legge 269 del 2003, c'è effettivamente un'area di esenzione. C'è l'esenzione per tutti i soggetti iscritti alla gestione separata, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a euro 5.000. Tuttavia, anche rispetto a questa norma, quella sul lavoro sportivo ha una grossa differenza. Perché? Perché mentre per la norma generale si parla di lavoro autonomo occasionale, e quindi la Cassazione, con la stessa impostazione che ha preso per l'articolo 67 del testo unico, ha detto guarda che 5.000 euro, la soglia di esenzione, è solo un indizio per esonerarti dall'iscrizione, perché in realtà l'attività deve essere occasionale e quindi se tu la fai in maniera professionale, quindi continuativa, cioè non occasionale, comunque tu devi essere iscritto anche sotto la soglia di 5.000 euro, mentre invece mi pare che per il lavoro sportivo la soglia di 5.000 euro sia condizione assolutamente sufficiente senza dover dire se il lavoratore è un lavoratore occasionale o no. Andando velocemente, andiamo a vedere alcune norme che sono dedicate ai lavoratori subordinati, non danno particolari problemi di interpretazione. Per quanto riguarda l'assicurazione economica di malattia e maternità, c'è un rinvio alla disciplina generale dell'assicurazione generale obbligatoria con applicazione dei contributi gravanti sui datori di lavoro che sono gli stessi del settore dello spettacolo. Anche ai lavoratori sportivi si applica la NASPI, con l'unica differenza in materia di contribuzione che non sono dovuti i contributi aggiuntivi per i contratti a termine e il ticket sul licenziamento. È evidente qui il parallelismo con la disciplina lavoristica che per i lavoratori sportivi esonera i rapporti di lavoro sportivo dall'applicazione delle norme sul contratto di lavoro a tempo determinato e sulle norme di limitative del recesso. Attenzione invece alle tutele per la famiglia. Perché? Perché la norma dice si applicano le tutele relative agli assegni del nucleo familiare e tutte le contribuzioni. È vero, però nel frattempo dobbiamo considerare che c'è una normativa che non si riferisce al lavoro, ma a carattere universalistico, okay, che è quella l'introduzione dell'assegno unico universale, che tutela tutti i nuclei familiari con figli, nonché quelli familiari orfanili che sono nelle condizioni previste da quel decreto legislativo dal 230. Che cosa significa? Significa che quindi dobbiamo andare a capire come si interfacciano come le due norme, ma diciamo la modalità è la stessa che per tutti gli altri lavoratori, anche non sportivi. La disciplina dell'assegno unico si applica a tutti e opera indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro e anche di un rapporto di lavoro sportivo. Se il lavoratore sportivo è all'interno di un nucleo familiare a cui è riconosciuto l'assegno al nucleo familiare, non potranno spettare, all'assegno unico, non è riconosciuto all'assegno al nucleo familiare. In pratica, come spiega la circolare dell'INPS numero 34 del 2022, abbiamo ormai la tutela per carichi di famiglia che derivano da soggetti diversi dai figli. Parlo di per esempio sorelle, fratelli a carico, eccetera. Lo spiega bene la circolare.
Per la previdenza complementare abbiamo la norma che dice che le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da accordi collettivi stipulati nell'ambito delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. E da ultimo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Ora noi abbiamo visto che ci sono tre categorie di lavoratori sportivi: gli autonomi, i parasubordinati e i subordinati. Per gli autonomi non è prevista l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mentre per le altre due categorie è prevista l'iscrizione e contribuzione all'INAIL, con la previsione dell'introduzione di un decreto ministeriale che tuttavia assume una rilevanza diversa a seconda che i lavoratori siano dipendenti o co-co-co. Cioè, per i dipendenti l'obbligo assicurativo c'è direttamente per effetto di legge e quindi il decreto determina solo dei parametri economici, quelli relativi alle retribuzioni e i riferimenti tariffari per la determinazione dei premi e i riferimenti per la determinazione della liquidazione dell'indennità per invalidità temporanea. Invece, per il co.co.co, il decreto determinerà i criteri in base ai quali verrà applicata la disciplina dell'obbligo assicurativo, che in realtà noi sappiamo essere già stata introdotta in via generale per i collaboratori continui coordinati dall'articolo 5 del decreto legislativo 38 del 2000. Potrei, ad esempio, pensare che che poi sia una scelta auspicabile o meno, possa ad esempio introdurre anche in questo caso una soglia di esenzione per i compensi fino a 5.000 euro. Rammento che quella soglia di esenzione funziona soltanto per l'iscrizione alla gestione separata. Altro è l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Questo potrebbe essere un criterio, anche se forse, la tutela antinfortunistica avrebbe ragione di essere anche per dei soggetti che prendono un compenso minore di 5.000 euro. Qui io mi fermo, ci sarebbe da dire due parole sulle tutele dei volontari e dei collaboratori coltivativi coordinati e rapporti di carattere amministrativo e gestionale, ma sul punto eventualmente, se ci sarà Torniamo. tempo, potremo tornare. Vi ringrazio. Grazie mille Carlo Alberto per questa chiarezza, per aver fatto chiarezza in un coacervo enorme di indubbia complessità. Nel passare la parola a Gabriele Sepio, mi sembra opportuno evidenziare un aspetto di particolare rilevanza nella riforma e su questo poi chiederò ovviamente un commento, un'opinione di Gabriele sull'obiettivo che si vede soprattutto nel decreto correttivo di un coordinamento di questa normativa con la disciplina del terzo settore contenuta nel decreto legislativo 117 del 2017. Gli enti sportivi dilettantistici, infatti, oggi in seguito al decreto correttivo possono avere la cosiddetta doppia qualifica di enti del terzo settore e di enti sportivi dilettantistici, anche se da quanto sembra di poter comprendere dal complesso delle norme, in realtà questa possibilità si ha soltanto se gli enti hanno già la qualifica di enti del terzo settore e non in caso inverso. E questo però ha una rilevanza importante perché ha un impatto, ad esempio, sulle forme giuridiche che possono assumere gli enti sportivi e oggi, se anche enti del terzo settore, ad esempio, come anche fondazioni. Tuttavia è stato sin da subito osservato, seppur salutato con favore, questo tentativo del legislatore, come ci sia ancora un po' un disallineamento tra le due normative e una certa complessità anche gestoria per gli oneri ulteriori di cui sono gravati gli enti, come ad esempio l'iscrizione al doppio registro dell'ente del terzo settore e del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per poter fruire dei vari benefici. E anche del terzo, in realtà elenco che a tutt'oggi è sussistente presso il CONI per la qualificazione dei soggetti come ai fini sportivi. E quindi su questi profili io chiedo un approfondimento a Gabriele Sepio, così come sui profili fiscali che riterrà di affrontare. Anche a lui significo che abbiamo i tempi un po' stretti, ma eventualmente stringeremo un po' il secondo giro. Mi preme di più che sia approfondito il primo. Grazie mille.
Grazie, ringrazio Agi Lazio, ringrazio l'avvocato Dannetti per l'invito, per il coordinamento e anche per la tempestività, ovviamente, rispetto all'organizzazione di questo convegno e al tema, proprio perché si inserisce subito dopo l'introduzione della proroga che ha avuto ad oggetto anche la riforma del lavoro sportivo. Hai introdotto già, Camilla, alcuni temi di rilievo che riguardano il rapporto tra la riforma dello sport e la riforma del terzo settore. Il presidente Cozzoli prima ha parlato di cambiamento, no? Ha parlato di una attenzione del mondo sportivo nei confronti dei temi della sostenibilità. In realtà la riforma dello sport prende atto di questa necessità e molte disposizioni, e lo vedremo adesso scorrendo queste schede, incluse quelle legate al lavoro nell'ambito degli enti sportivi, fanno riferimento ai decreti di attuazione della delega per la riforma del terzo settore, il codice del terzo settore, al decreto 112 sull'impresa sociale. Quindi direi che c'è un pochino di un utilizzo diffuso nell'ambito in particolare del decreto 36 delle disposizioni contenute nei decreti di riforma del terzo settore, ma in molti casi manca un vero e proprio coordinamento, perché è evidente che la trasposizione di modelli di inquadramento dagli enti del terzo settore al mondo sportivo non si adatta letteralmente senza un'attività, di dialogo tra queste due realtà. Ricordo che il raccordo tra la disciplina legata al mondo dello sport e al mondo del terzo settore è un raccordo che è già iniziato nella sostanza. Immaginate che gli enti di promozione sportiva, che assorbono la maggior parte degli enti sportivi, sono in realtà già reti del terzo settore, cioè enti del terzo settore iscritti in questo registro che è attivo da novembre del 2021, che si chiama appunto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Come giustamente ricordato dall'avvocato Nannetti, abbiamo addirittura tre registri in questo momento nel coordinamento: il registro del terzo settore, il registro delle attività sportive dilettantistiche e il registro CONI, che ovviamente a fronte di questo sistema avranno la necessità di di un coordinamento o di un riadattamento in termini specialmente di inquadramento degli enti iscritti. E partiamo con riguardo al dialogo tra il mondo dello sport e il mondo del terzo settore ad una definizione di inquadramento unico, cioè all'interno del decreto 36 è scritto molto chiaramente che gli enti sportivi possono contestualmente essere iscritti anche nel registro unico nazionale del terzo settore. Peraltro troviamo anche delle definizioni, cioè la definizione di attività sportiva dilettantistica viene letteralmente ripresa sia nel codice del terzo settore sia nel decreto 36, gestione e organizzazione di attività sportiva dilettantistica. Attenzione, perché non coincidono perfettamente queste definizioni. Quella che cui si richiama il decreto 36 fa riferimento all'elenco tassativo delle discipline riconosciute dal CONI, mentre con riferimento all'attività sportiva indicata dal codice del terzo settore si fa riferimento all'attività sportiva in senso ampio, quindi in via ulteriore rispetto all'elenco tassativo. E dall'altra vedremo che questa, anche la disciplina del lavoro sportivo in qualche modo è ripresa in parte dal terzo settore, direi più che lavoro sportivo, del lavoro nell'ambito degli enti sportivi. Andiamo con ordine, proviamo un pochino a individuare alcuni tratti caratteristici del rapporto tra lo sport e il terzo settore, considerando come anche l'inquadramento del lavoratore dovrà tener conto dell'inquadramento della qualifica giuridica dell'ente all'interno del quale si inserisce il lavoratore. Partiamo da un presupposto: la doppia qualifica, quindi di ETS, ente del terzo settore, e ente sportivo dilettantistico, è ammessa anche nel 36. Nell'articolo 6 in particolare vengono inclusi gli enti sportivi dilettantistici tra gli enti del terzo settore e viceversa. C'è un piccolo disallineamento, lo citavi prima Camilla, in particolare le forme giuridiche previste dalla riforma dello sport. Ecco, in questo elenco compaiono anche gli enti del terzo settore, ma sappiamo che gli enti del terzo settore attengono ad una qualifica, non è una forma giuridica, per cui potremmo avere qualche difficoltà di inquadrare le fondazioni ad oggi nell'ambito
degli enti sportivi dilettantistici, proprio perché in molti casi le norme del decreto 36 richiamano esclusivamente alcune forme giuridiche specifiche, che sono appunto le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Esiste poi una particolarità che è legata allo svolgimento in via stabile e principale dell'attività sportiva. Con l'entrata in vigore, in particolare dal 1° luglio prossimo, di alcune disposizioni, ovviamente quelle di maggior rilievo di cui ci stiamo occupando oggi attengono al lavoro sportivo, ma ce ne sono alcune che riguardano proprio le modifiche statutarie degli enti. In particolare, gli enti sportivi saranno chiamati a svolgere in via stabile e principale l'attività sportiva dilettantistica, ad eccezione degli enti che sono iscritti in entrambi i registri. Quindi per l'ente del terzo settore, che è anche ente sportivo, e viceversa, ci sarà la possibilità di svolgere l'attività sportiva dilettantistica non più in forma principale, ma unitamente alle altre 25 attività di interesse generale che sono elencate all'articolo 5 del codice del terzo settore. Un altro aspetto, diciamo, di interesse, ma che è determinato un disallineamento in termini generali, fa riferimento alle attività diverse. Sappiamo che oltre all'attività sportiva l'ente può svolgere attività ulteriore, secondaria e strumentale. Immaginatevi le attività di sponsorizzazione, per la prima volta trovano un limite civilistico, cioè quindi la riforma dello sport rileva che queste attività ulteriori possono essere svolte entro un tetto massimo di entrata, che dovrà essere poi definita da un decreto attuativo. Per la prima volta esisterà un disallineamento tra l'inquadramento civilistico e quello fiscale, perché vengono sostanzialmente favorite soltanto le attività diverse ulteriori che sono connesse alle discipline, all'elenco, alla disciplina, diciamo, inserite nell'elenco CONI. Quindi per tutte le entrate derivanti dalle attività secondarie e strumentali che non afferiscono alle discipline elencate dal CONI, scatteranno anche delle misure di tassazione ordinaria. Anche questo sarà un aspetto da considerare, insieme al fatto, per esempio, che a differenza del sistema più organico della riforma del terzo settore, manca nella riforma dello sport una indicazione sulla rendicontazione, sugli schemi di bilancio, sull'organo di controllo, sulla personalità giuridica, e manca anche un coordinamento, per esempio, con riferimento alla disciplina dei volontari. Dirò due cose più avanti, davvero molto sinteticamente. Ora, sulla disciplina del lavoro nel terzo settore vorrei fare un riferimento. In questo senso inquadriamo sia gli enti che presentano la doppia qualifica, quindi iscrizione nel registro del terzo settore e registro attività sportive dilettantistiche, ma attenzione, perché queste disposizioni che sto leggendo adesso vengono richiamate tout court dal decreto 36, quindi con un rinvio espresso al decreto che si occupa di disciplinare l'impresa sociale. Pertanto i limiti che andremo a vedere adesso fanno riferimento anche agli enti che sono dotati della sola qualifica di ente sportivo. Questo, diciamo, rientra un po' anche nell'esigenza di coordinamento. In particolare, allora, gli enti sportivi e gli enti sia sportivi che dotati anche della qualifica di ente del terzo settore presentano un limite per quanto riguarda la corresponsione a lavoratori subordinati autonomi, e quindi di compensi o retribuzioni, e non deve superare il 40% rispetto dai contratti collettivi. Ecco, le uniche deroghe rispetto a questo limite attengono alle prestazioni sanitarie, alla ricerca scientifica, alla formazione universitaria e post-universitaria. Non rientra ovviamente in questo senso l'attività sportiva. Ora, questo limite viene individuato, lo vedremo più avanti, dal decreto legislativo 36. Ovviamente c'è la necessità di comprendere come si calcolerà questo limite del 40%, anche perché, e questo è fondamentale sottolinearlo, il superamento del limite del 40% determina una, come dire, una forma di presunzione per quanto riguarda la distribuzione indiretta di utili. Quindi, dal momento che la distribuzione indiretta di utili fa venir meno il presupposto legato alla non lucratività soggettiva, quindi al ai lavoratori. Questo 40% indicato appunto anche nel decreto 36 ha già trovato un riscontro nella prassi del Ministero del Lavoro.
In particolare il Ministero del Lavoro ha sottolineato, e vado velocemente, come diciamo alla fine del computo dovrà essere considerata la parte variabile della retribuzione oltre a quella fissa, quindi rientrerà nel computo del 40% purché prevista dalla contrattazione collettiva. Sarà fondamentale coordinare questi aspetti tra terzo settore e sport, proprio perché occorrerà dare indicazioni pratiche agli operatori in questi termini. Dall'altra, abbiamo qui un ulteriore limite che però riguarda solamente gli enti dotati della doppia qualifica, quindi le associazioni sportive dilettantistiche iscritte anche nel registro del terzo settore. Considerate che la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche che sono iscritte nel terzo settore adottano la qualifica di APS, di associazione di promozione sociale. La doppia qualifica, guardate, vale anche per le società sportive dilettantistiche che possono assumere o potranno assumere la qualifica di impresa sociale. Ecco, il limite che trovate in questa scheda è il secondo limite con riferimento all'inquadramento della disciplina del lavoro nel terzo settore. Ripeto, riguarda solo gli enti dotati di doppia qualifica. L'articolo 16 del codice del terzo settore precisa che i lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, primo aspetto, e soprattutto viene introdotto un limite alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti che non può superare il rapporto 1 ad 8. Ora, è evidente che questi limiti riguarderanno in particolare per il codice del terzo settore, previsto che il limite riguarda ovviamente soltanto i rapporti di lavoro che si sono perfezionati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 117 del 2017 o del decreto sull'impresa sociale, quindi il 3 agosto 2017, proprio in ossequio ovviamente al principio generale di retroattività delle norme. È evidente anche questo aspetto dovrà essere considerato con riguardo al famoso limite del 40% che ho indicato prima nell'ambito del mondo sportivo. Considerate che su questo non torno, per quanto riguarda il decreto 36, ecco, questo limite del 40% è indicato all'articolo 8 del decreto 36, che prevede un rinvio all'articolo 3 del decreto 112 del 2017. Cosa prevede l'articolo 3? Esattamente il limite che ho citato in precedenza: divieto di corresponsione a lavoratori subordinati autonomi di retribuzione o compensi superiori del 40%. Ora è chiaro che con l'occasione potrà essere importante chiarire a quali retribuzione occorrerà calcolare davvero la parte variabile oltre che quella fissa, e poi per esempio le opzioni più magari occasionali, come l'ipotesi del distacco del dipendente, un tema molto molto diffuso con riferimento agli enti del terzo settore. In particolare immaginatevi le fondazioni che fanno riferimento ad imprese, le cosiddette fondazioni corporate o quant'altro. Ora, per quanto riguarda la disciplina introdotta dal decreto 36 con riferimento al lavoro sportivo, io non ripeto quanto è stato già sottolineato, però è chiaro che per la prima volta viene introdotto un disallineamento tra l'inquadramento fiscale e l'inquadramento previdenziale. Se finora il lavoro sportivo era regolato addirittura nel testo unico delle imposte sui redditi, articolo 67, lettera M, esisteva una simmetria in termini di esenzione tra il profilo previdenziale e il profilo fiscale, in questo caso ci troviamo di fronte ad una modifica abbastanza importante, proprio perché la soglia di esenzione viene individuata nel limite di 5.000 euro per quanto riguarda la previdenza, 15.000 euro per quanto riguarda la
fiscalità. Ora, questo disallineamento, che potrebbe anche rientrare tra i vari temi oggetto di revisione da qui a luglio, sicuramente non coglie nel segno rispetto a quello che era l'obiettivo fondamentale anche nella revisione del lavoro sportivo. Tra i vari obiettivi indicati vi era quello di assegnare una dignità al lavoro sportivo, al lavoratore sportivo, consentire sostanzialmente di inquadrare dal punto di vista previdenziale il lavoro sportivo, e è chiaro tuttavia che questo comporterà non pochi oneri ulteriori alle piccole realtà sportive con riferimento agli importi superiori ai 5.000 euro annui. C'è un ulteriore aspetto che va considerato in questo quadro generale, che è legato al fatto che l'articolo 67 del TUIR individuava dal punto di vista fiscale questo tipo di entrate nell'alveo dei redditi cosiddetti diversi, quindi il lavoro sportivo rientrava nell'ambito dei redditi diversi e vi era la possibilità di fatto di inquadrare anche prestazioni, come dire, di natura occasionale. In questo quadro generale vi è difficoltà ovviamente di inquadrare quelle attività di natura, non dico occasionale, ma caratterizzate per esempio da gettoni presenza per lo svolgimento di un'attività nell'ambito del sistema sportivo, e anche con riguardo a importi minimi, anche al di sotto dei 5.000 euro, dovranno scattare tutta una serie di adempimenti. Abbiamo fatto prima riferimento alla contribuzione INAIL, è evidente che questo sarà un aspetto da considerare, poiché di fatto al di fuori dell'inquadramento del lavoratore sportivo, così come declinato dal 36, dal decreto legislativo 36, e oltre al volontario, non vi sono spazi attualmente per le prestazioni occasionali. Un ultimo elemento da considerare, vado davvero velocemente per rientrare nei 15 minuti e dovrei starci, vorrei richiamare il volontario e quindi la figura del volontario, che è disciplinata sia nell'ambito del decreto legislativo 117 sia nel decreto legislativo 36 del 2021. Esiste sotto questo punto di vista un disallineamento tra la disciplina del codice del terzo settore e quella prevista nel decreto 36 per gli enti sportivi. Cominciamo con il dire che il volontario ovviamente è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, in particolare con forme di remunerazione, però nel caso dello sport al volontario spettano solo le spese effettivamente sostenute, quindi il rimborso analitico, e questo è un aspetto che manca, che vi è anche previsto anche nel codice del terzo settore, ma attenzione, perché questo rimborso spese riguarderà solo le prestazioni svolte fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Manca per esempio la possibilità per il volontario di ricevere un rimborso spese attraverso un'autocertificazione, che è un meccanismo molto semplice, uno dei meccanismi più diffusi utilizzati dal codice del terzo settore, che prevede appunto la possibilità di autocertificare le spese per il volontario, e in questo senso il limite è quello di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Ora, questo disallineamento probabilmente potrà essere corretto da qui a luglio, proprio per favorire il dialogo tra il terzo settore e lo sport, evitare una duplicazione di adempimenti. Per quanto riguarda i volontari è previsto comunque l'obbligo di assicurazione, che c'è anche previsto anche nel caso del codice del terzo settore, tuttavia in quest'ultima circostanza vi è l'obbligo di tenere un registro dei volontari, ovviamente, che diventa anche punto di riferimento per l'assicurazione obbligatoria, cosa che non è prevista invece nel caso del terzo settore. Anche in questa circostanza, visto che nel terzo settore più o meno ci sono circa 5 milioni e mezzo di volontari, ora nel mondo sportivo comunque abbiamo una quantità di volontari importanti, è evidente che un raccordo tra questi due aspetti diventa di fondamentale importanza. Poi magari, se ci sarà tempo più avanti,
possiamo dare giusto qualche indicazione sugli aspetti critici che potranno essere analizzati nel dettaglio da qui a luglio per chiarire gli aspetti di raccordo tra terzo settore e sport. Io spero di essere rimasto nei 15 minuti, Camilla, e ti passo la parola. Perfetto, bravissimo, molto chiaro. Ci hai aiutato a comprendere sia questo aspetto di coordinamento con il mondo del terzo settore, ma anche avere dato la giusta rilevanza a quell'aspetto del limite retributivo del 40%, che è un elemento indubbiamente rilevante. Vedremo poi se riusciremo a fare il secondo giro, perché purtroppo siamo un pochino stretti, siamo lunghi nei tempi, quindi passo subito la parola ad Elena, senza fare un grande collegamento, che si occuperà della disciplina attuale, ma soprattutto di quegli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, cui ho fatto cenno all'inizio, e richiamati anche dai precedenti relatori. Grazie, Elena. Grazie a voi, ringrazio per l'invito, e ringrazio i relatori e i partecipanti oggi presenti. sì, io diciamo che dato il tempo vorrei concentrarmi essenzialmente sulle sentenze della Cassazione, non senza aver diciamo, evidenziare che, come diceva il Presidente Cozzoli, il panorama legislativo è caratterizzato da un'ampia frammentazione fino al momento del varo di questa normativa che, diciamo, più che riforma è una sorta di statuto dei lavori nel settore sportivo. E in effetti, prima di queste norme, noi abbiamo una sola legge, la legge del 1981, la numero 91, che pone una differenziazione tra lavoro sportivo professionistico e lavoro sportivo e non professionistico, per così dire, perché si occupa peraltro a valle di alcuni interventi normativi spot. Voglio solo ricordare una sentenza del pretore di Milano che, ritenendo che il lavoro sportivo fosse di natura subordinata, ritenne applicabile praticamente la legge sul collocamento 264 del 49, quindi gettò nello scompiglio il calciomercato, obbligando a una rapida norma, decreto legge in 7 giorni, convertito in legge in pochissimi giorni, che diceva che questo settore non si applicava alla disciplina del collocamento. Quindi interventi spot, interventi diciamo mirati. E nella legge 91-81, ai fini si dice all'articolo 2 che ai fini dell'applicazione della presente legge sono sportivi professionisti, atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che esercitano attività sportiva a titolo oneroso con caratteri di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione di federazioni sportive, dalle federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione tra attività dilettantistica e quella professionistica. Cosa vuol dire? Che il legislatore statale rimette quello che è un vero e proprio ordinamento sportivo la definizione di natura professionistica e natura dilettantistica secondo quelle che sono le sue regole interne, e che ci rimanda a quella relazione tra ordinamenti, ordinamento statale e ordinamento sportivo, di cui ci vorrebbe un convegno a parte. Ma al di là di questo, poi l'articolo 3, ricordo solo questo perché in realtà viene riportato anche nel decreto legislativo 36/2021, si parla della prestazione solo dell'atleta, quindi non dello sportivo, ma solo dell'atleta, si presume, diciamo, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato e costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo esattamente in quei termini di cui si parlava prima, cioè attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni tra loro collegate, quindi con i problemi che sono già stati sollevati in precedenza, capire la brevità del tempo e l'arco di tempo in cui queste manifestazioni si devono svolgere,
che l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione e allenamento e che la prestazione non superi 8 ore settimanali, 5 giorni al mese e 30 giorni all'anno, con tutte le problematiche che sappiamo, che però, come giustamente è stato osservato, nel lavoro professionistico forse sono rilevanti fino a un certo punto. Per quanto riguarda il lavoro dilettantistico, in realtà non c'è nessuna norma che disciplini il rapporto di lavoro, quello abbiamo visto, perché? Perché il dilettante si diletta appunto, si diverte, fa lo sport, svolge attività sportiva per puro piacere e quindi diciamo così, in ottemperanza a tale opinione, ormai ampiamente superata dai fatti, come c'è stato ampiamente già detto, si presume che non debba avere particolari tipi di disciplina. E quindi queste sentenze invece si occupano proprio dell'area dilettantistica. Scusate, provo a condividere se ci riesco. Sempre se ci riesco, allora. Ecco, non so se vedete. Ecco, allora, brevemente, mi sentite? Sì. Allora, brevemente volevo dire che diciamo, c'è una normativa previdenziale e una normativa fiscale, di cui già si è accennato. La normativa previdenziale, è una normativa di tipo generale, è una normativa fissata dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato numero 708 del 47, che poi diciamo, all'articolo 3, che prevedeva diciamo, un obbligo generalizzato per tutti gli addetti agli impianti sportivi, sia fosse il rapporto di lavoro autonomo o subordinato, l'obbligo di iscrizione a quello che era l'ENPALS, poi sappiamo che l'ENPALS è succeduto l'INPS nel 2011. Successivamente la legge 27 dicembre 2002 ha previsto che un decreto del Ministro del Lavoro potesse diciamo, provvedere periodicamente al monitoraggio delle figure professionali e quindi adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l'ENPALS. Decreti ministeriali sono quelli del 15 marzo 2005 e del 15 marzo 2005, in cui nel primo sono stati indicati tra gli altri, tra le numerose figure dello spettacolo e dello sport, gli impiegati, gli operai, gli istruttori, addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, eccetera, direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti dalle società sportive, per quello che può rilevare, atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico. Questo è il quadro, diciamo, brevemente, in cui si muove, la normativa, previdenziale, dell'epoca. Invece, per quanto riguarda diciamo, la normativa, fiscale, una particolare attenzione è stata data all'articolo 67, testo unico imposte sui redditi. Questa norma, diciamo, prevede che sono redditi diversi, ecco, se non costituiscono redditi di capitale, se non sono conseguiti all'esercizio di arti e professioni, imprese commerciali, o da società in nome collettivo raccomandi da semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Tra le altre, l'indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale. E qui ci sono sia parte dei cori, bande musicali e filodrammatiche, sia quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Unione Nazionale Incremento Razze Equine, eccetera. Questa disposizione si applica poi anche ai rapporti, collaborazione coordinata e continuativa di carattere gestionale di natura non professionale. Questa norma va letta in relazione poi all'articolo 69, che individua una soglia a partire dalla quale
a partire soltanto dalla quale si applica la ritenuta fiscale. Per il momento, all'epoca erano 7.500 euro. Questa norma poi, il decreto legge poi ha previsto che l'articolo 35 ha chiarito che nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono ricomprese la formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e la Cassazione 24.365/2019 ha riconosciuto che l'articolo 35 del decreto legge 207/2008 di cui ho parlato prima è natura interpretativa della norma, che vuol dire che si applica l'articolo, il decreto ministeriale va letto alla luce di questa, il decreto ministeriale 2005 va letto alla luce di questa normativa dell'articolo 35. Così l'Agenzia delle Entrate ha precisato con risoluzione 38 del 17 maggio 2010 che vanno ricompresi nella norma agevolativa anche i soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate, formazione, didattica, preparazione, assistenza all'attività sportiva dilettantistica, a prescindere dalla manifestazione sportiva. In questo modo, quindi, nell'ambito degli addetti sportivi sono stati praticamente ampliati, secondo quella che era poi la prassi, le nuove figure dilettantistiche che operavano a livello dilettantistico, e quindi il legislatore ha appunto ampliato anche l'ambito di riferimento per effetto di queste interpretazioni. Anche l'ambito di riferimento dell'articolo 67,1 lettera M del testo unico di cui ho sopra detto. Tutto questo per dirci che cosa accade? Che di questa norma, di questo articolo 67, si è fatto un largo uso, nel senso che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche hanno inteso potersi avvalere in maniera abbastanza diffusa di questa norma proprio per ottenere l'agevolazione di tipo appunto fiscale che è prevista dalle norme. E la sentenza della Cassazione interviene a gamba tesa su queste norme, perché pone il tema di una rigorosa interpretazione di questa norma dell'articolo 67. E l'intervento della Suprema Corte arriva dopo una serie di ricorsi in Cassazione che vengono proposti ovviamente dalle parti soccombenti nei giudizi di appello e che originano dalle opposizioni alle cartelle esattoriali proposte dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche per ottenere lo sgravio appunto di queste cartelle, nelle quali venivano richiesti i contributi per le persone, per i soggetti ai quali diversamente era stato il corrispettivo era stato qualificato come reddito diverso e quindi non si era operata la trattenuta e il versamento contributivo previdenziale. La Suprema Corte quindi deve operare la ricognizione appunto dell'aspetto previdenziale cui ho fatto riferimento in precedenza e dell'aspetto fiscale e arriva a queste conclusioni. Allora, in primo luogo ritiene che il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 708 e 47 si applica sia a tutti, in via generalizzata, a tutti
i soggetti che lavorano appunto nell'ambito sportivo, richiamando appunto la lettera B del decreto legislativo e del decreto ministeriale sopra citato sugli impiegati, operai, struttori addetti agli impianti e circoli sportivi. E, operata questa premessa, ritiene poi che diciamo, la norma agevolativa prevista però si badi ai fini fiscali, perché l'articolo 67 del testo unico imposte redditi riguarda la definizione dei redditi e la loro applicazione, per loro l'applicazione della ritenuta fiscale, ritiene anche che questa norma agevolativa possa intendersi applicabile anche all'ambito previdenziale, con ciò diciamo scontrandosi con la prospettazione dell'INPS, la quale riteneva invece che questi emolumenti potessero essere sì assoggettati, ove sussistessero le condizioni, alla ritenuta fiscale, ma non anche a quella, diciamo, il regime agevolativo non potesse trasfondersi nel settore previdenziale in assenza di una norma espressa. La Suprema Corte però supera questo argomento rilevando come il principio di agevolazione, il principio di neutralità di determinati importi reddituali vale sia ai fini fiscali che ai fini previdenziali, in qualche modo supera la eventuale carenza normativa specifica del settore previdenziale e quindi può essere utilizzata, anche perché ci sono state c'è una giurisprudenza conforme sul punto e anche svariate circolari, direttive, diciamo, risoluzioni emanate dagli enti previdenziali e assicurativi che diciamo, confermano questa impostazione. Quindi diciamo, una sorta diciamo, di diritto vivente, ecco, per così dire. La Cassazione però avverte, ammonisce diciamo, a interpretare rettamente però l'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi e dopo aver precisato che appunto questi emolumenti, compensi, rimborsi riguardano diciamo non solo attività prettamente sportiva ma anche attività relative alla formazione della didattica, alla preparazione, assistenza, attività sportiva dilettantistica, chiede che chi se ne voglia avvalere dimostri e quindi assegna l'onere probatorio a carico di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, dimostri che le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e quindi diciamo non deve, il reddito è diverso proprio perché è diverso dal reddito da lavoro dipendente, dal reddito da lavoro autonomo, dal reddito di attività professionale. Tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non sono risultino qualificate come dilettantistiche in concreto, posseggano tale requisito di natura sostanziale, quindi richiede che anche dal punto di vista del soggetto che eroga il compenso, il rimborso, venga effettuata un'indagine circa la loro natura effettivamente di associazione o società senza fine di lucro e che quindi opera concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo dello statuto. Anche questa non è una novità, perché anche in ambito tributario la Corte di Cassazione negli anni precedenti con riguardo all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi richiede espressamente diciamo che l'associazione sportiva dilettantistica, la società sportiva dilettantistica dimostrino se vogliono avvantaggiarsi di un determinato regime agevolativo la loro effettiva natura in concreto diciamo esistente. Ancora la Cassazione dice che le prestazioni devono essere rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione, restando esclusa la possibilità si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale. Qui la Cassazione dice due cose, che fa riferimento all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, che è ripreso peraltro dall'articolo 67,1 lettera M, sebbene io ritenga che questo esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non sia tanto riferito al soggetto che presta l'attività, quanto all'ente che diciamo organizza l'attività sportiva dilettantistica. Però in realtà la Cassazione lo riferisce invece al soggetto che svolge questa attività e fa riferimento anche a un altro elemento che è piuttosto eccentrico, resta un po' al di fuori rispetto a quello che è il nucleo principale, cioè che devono trattarsi prestazioni escluse dall'assunzione di un distinto obbligo personale, quindi un vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o società dilettantistica. E quindi si pone poi questo principio, mi ha fatto ricordare quanto detto dal professor Mezzacapo relativamente al discorso del tesserato, no? Cioè il tesserato è un soggetto che dovrebbe svolgere attività sportiva, però poi alla fine, così intendendolo, sarebbe anche un soggetto che non può svolgere attività diverse dall'attività sportiva. Infine, il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità, e cioè in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata, anche se in modo non esclusivo. E qui c'è il riferimento, appunto, ancora una volta all'articolo 67, cioè al primo comma, all'incipit dell'articolo 67, dove si parla di lavori, esercizio di arte, professioni o imprese commerciali, e da una parte. Dall'altra parte fa riferimento a soggetto che non deve essere un'attività che non deve corrispondere all'arte o professione abitualmente esercitata, anche se in modo non esclusivo. E qui c'è riferimento senza dubbio alla circolare dell'EMPALS, anche se risalente, però secondo la quale sono da considerarsi esercitate nell'ambito di un'arte o professione quelle attività che per essere svolte necessitano di competenze e conoscenze tecnico-specialistiche, sono svolte abitualmente anche se non in via esclusiva né preminente e comportano la percezione di somme non marginali. Quindi rovesciando questi criteri che sono previsti per chi svolge l'attività professionale, in negativo effettivamente riscontriamo il principio enunciato dalla Suprema Corte, che risponde appunto alla normativa che ho richiamato e contenuta nell'articolo 67. E a questo punto quello che si può rilevare è che... Elena, solo ai pochissimi minuti, siamo ai 21, scusami. Sì, che la giurisprudenza abbia voluto dare rilievo alla effettività delle prestazioni al fine di ritenere esattamente applicata la norma, e quindi posso già dire che secondo me proprio per effetto di queste sentenze in qualche modo c'è stato l'eliminazione del riferimento all'articolo 67, perché se noi vediamo le sentenze sono uscite fino a gennaio-febbraio 2022, il decreto correttivo è uscito successivamente, e quindi non solo la funzione nomofilattica assolta egregiamente dalla Cassazione perché ha introdotto questi principi in maniera univoca, ma anche c'è da dire che ha avuto come diretto conseguenza quella che nel decreto correttivo questi riferimenti che si trovano sia per quanto riguarda gli ex amatori diventati volontari
e sia alle prestazioni coordinate e continuative è stato eliminato. Quindi diciamo da questo punto di vista c'è una sorta diciamo di ultrattività dei principi della Corte, quindi diciamo il fatto che diciamo si sia voluto dare appunto maggiore attenzione a quello che è l'aspetto effettivo. D'altronde con questa riforma sicuramente l'ambito dilettantistico rientra a tutto tondo in quelli che sono i principi del diritto del lavoro, quindi quelli che è il principio appunto di disponibilità del tipo e della necessità poi di valutare caso per caso l'effettiva concretezza del rapporto per come si è sviluppato. Ecco, io mi fermo qua perché... Grazie Elena, grazie. In realtà avevamo pensato con i relatori a un secondo giro, ma la tempistica non ce lo consente. Io quindi chiuderei ringraziando tutti i relatori, anche il Presidente, per gli interventi molto organici e completi. Non ci sono domande da parte dei partecipanti. Vorrei fare una chiusura a questo punto, perché indubbiamente gli interventi che hanno preceduto, anche quello di Elena e quello di Elena, hanno consentito di avere quello che era il nostro obiettivo, un quadro completo sia della riforma da un punto di vista qualificatorio, previdenziale, assistenziale, tributario, sia anche di quella che è la situazione attuale normativa e degli arresti giurisprudenziali più recenti, ma anche direi uno stimolo a comprendere su questo solo. Forse potremo poi risoffermarci per chi vorrà, anche se qualcuno vorrà rimanere qualche minuto più delle 16:30, per un futuro intervento correttivo del legislatore nelle more dell'effettiva entrata in vigore della riforma. Penso a quel disallineamento che tanto Carlo Alberto quanto Gabriele hanno evidenziato da un punto di vista fiscale e contributivo, che potrebbe creare diverse complessità organizzative e gestionali per gli enti ovviamente che appartengono al settore, perché non dobbiamo sempre pensare a enti di grandi dimensioni, e anche all'aspetto che evidenziava Gabriele sempre sulla doppia qualifica e quelle magari ancora necessità di armonizzazione del settore, alcuni aspetti previdenziali che sono stati evidenziati, e forse sulla questione della presunzione di autonomia del lavoro dilettantistico. Mi premeva, perché io l'ho approfondito l'argomento sull'articolo 37, evidenziare che io ritengo che ci sia una certa complessità. Forse una delle complessità maggiori è sulle collaborazioni amministrativo-gestionali, perché lì, come avevamo già detto io e Domenico in passato quando organizzavamo questo convegno, c'è forse un mancato o non chiaro coordinamento di questa collaborazione con le collaborazioni eterorganizzate, con l'articolo 2, per intenderci, seppur c'è l'esclusione del decreto legislativo 81 del 2015, in quanto... si cita il 409, che come tutti noi sappiamo è di difficile organizzazione, soprattutto se pensiamo a un collaboratore amministrativo gestionale che sembra un po' confliggere con quella libertà che viene richiesta, vero Domenico, dal 409 del codice di procedura civile. Quindi mi chiedo poi, tutto sommato, in assenza di un intervento correttivo, che cosa, chi potrà effettivamente fare ricorso a queste figure, considerato, come ricordava anche Carlo Alberto, che sono escluse dall'articolo 25. Quindi io ritengo che questo sia uno dei punti nodali, tanto per i lavoratori, perché il rischio che confluiscano forse non propriamente genuinamente nei lavoratori sportivi, anche se non svolgono attività sportiva come ci è stato definito, e per gli enti economici che si troveranno a riuscire a configurare questi collaboratori. Quindi io, secondo me, su questo un'attenzione particolare anche del legislatore nelle more, lo dico anche a Gabriele, forse ci dovrebbe a mio avviso essere, perché è uno degli aspetti gestionalmente più rilevanti. E lo dico perché, proprio per la chiusura che ha fatto Elena Ruggero Rubino poco fa, perché noi dobbiamo pensare che i principi che sono stati dettati dalla Cassazione sono principi fondamentali, e non è che, come ricordava Domenico, siccome c'è scritto nei limiti in cui ciò sia possibile, non opereranno anche in futuro. Anche in seguito all'entrata in vigore della normativa di queste figure dei lavoratori sportivi, è chiaro che i principi sanciti dalla Cassazione, da ultimo, e che sono, se vi ricordate, anche richiamati nei lavori preparatori, perché già c'era una certa giurisprudenza, non opereranno. C'è il principio di indisponibilità del tipo legale, c'è il principio di effettività della prestazione lavorativa, e questo è un principio cardine
della Cassazione non solo nel mondo sportivo, ma che vale anche nel mondo sportivo, come ci ha ricordato Elena, soprattutto per questi arresti giurisprudenziali di particolare rilevanza. Quindi se il lavoratore viene qualificato da un punto di vista contrattuale in un certo modo, quindi autonomo, collaboratore coordinato e continuativo, ma di fatto viene poi utilizzato sine die e con modalità differenti, è chiaro che poi opereranno i principi classici e Domenico, credo a quel punto si porrà un significativo problema di capire qual è la normativa che si applica, perché non è detto che si applicherebbe quella sui professionisti, direi, posto che loro sono esclusi, e non ce lo dimentichiamo, dai lavoratori sportivi. Quindi io chiudo velocemente, mi dispiace non aver potuto fare un secondo giro, ma io invito già fin d'ora tutti questi nostri relatori a poter fare un secondo convegno quando entrerà finalmente in vigore la riforma, e perché vedremo in che termine e come entrerà in vigore. Vi chiedo di stare ancora un attimo con noi, vi volevo soltanto ricordare, anche per conto di Domenico Mezzacapo, che è il direttore del Master sul lavoro e lo sport, sul diritto allo sport, scusami, che scadono il 31 di gennaio le iscrizioni per il Master appunto alla Sapienza, se volete accorrete. E io saluto invece Gabriele Sepio, che sapevamo già aveva un altro impegno, e lo ringrazio ancora moltissimo di essere stato con noi. Chiedo agli altri di rimanere perché abbiamo due interventi programmati di rappresentanti di enti che si sono, di associazioni che si sono fin da subito spese per intervenire anche sul correttivo, e anche oggi continuano a spendersi per fare in modo che quell'equilibrio di cui a cui ha fatto cenno il presidente Cozzoli all'inizio del seminario, ossia della tenuta economica degli enti da un lato e di garantire una tutela effettiva ai lavoratori sportivi, ci sia. E quindi il primo di questi due interventi è quello del presidente di ANIF, che è l'Associazione Nazionale degli Impianti Sportivi, al quale chiedo di collegarsi per cortesia, di farsi vedere con la webcam e con il microfono, e se non ci dovesse riuscire passerò la parola al secondo intervento, e che è appunto Gianpaolo Duregon. Se si può collegare, abbiamo tempi un po' stretti, e per esplicitare quelle che sono le richieste che la sua associazione, che l'associazione che lui rappresenta, verranno portate al Ministero dello Sport e non altro, e per poter ottenere quelle ulteriori correzioni che garantiscano poi un'entrata in vigore della riforma. Chiedo a Paolo se lo vede, si chiama Gianpaolo Duregon, se riesce a collegarsi. Perché hanno la camera disattivata. Paolo, se li puoi se puoi metterli come relatori un momento, sì, se sì, li trovi. Stiamo entrando un attimo. Grazie. Scusate, questo bello della diretta, questi tempi un attimo. Sì, mi sentite? Sì. Ecco. Credo, ecco, ora anche vedete. Eccoci, ciao Gianpaolo, sì, buonasera, sì, eccoci, a te la parola, una grazie. breve allora, che per consentire anche l'altro intervento, sì. Grazie mille. Prego, diciamo il tema, noi come associazione, chiaramente siamo un'associazione di categoria che rappresentiamo i centri sportivi italiani e siamo in Confindustria Federvaria. Ci siamo sempre attivati sin dal 2018 a fare qualcosa per questi nostri collaboratori, e io diciamo, abbiamo fatto sia la legge nel 2018 proprio che trattava questa materia, abrogata poi da Giorgetti, e abbiamo poi messo inoltrato più di 10 emendamenti a questa attuale riforma con tre diversi tra sottosegretari e ministri dello sport. Ad oggi il tema è che, pur essendo noi contrari a rimandare di 6 mesi, perché secondo noi con tutti i convegni che avevamo fatto esplicativi si poteva applicare dal 1 gennaio, abbiamo parlato con il ministro Abodi e accettato questo rinvio, ma ci siamo affrettati a presentare degli emendamenti secondo noi molto importanti adesso in mille proroghe. Li abbiamo
consegnati al sottosegretario Claudio Durigon del Lavoro, al ministro delle Finanze Maurizio Leo e diciamo ad altri politici, ma soprattutto a questi due, e so che sono stati inoltrati. Ora, il tema è che il fatto che sia stato limitato a 18 ore diciamo la credibilità come contratto da legge, scusatemi, io parlo da presidente di associazione, non da tecnico come voi, limitata a 18 ore per quanto riguarda questi contratti, noi riteniamo che non vada bene, perché finiamo col di nuovo andarci a infilare dentro questi contenziosi, perché qui, signori miei, questi contratti il legislatore ha voluto agevolarli, perché il nostro settore affonda le radici nel sociale, quindi ha voluto in qualche modo, l'abbiamo visto con l'INPS, insomma abbiamo una agevolazione importante, e però questi contratti devono essere così come sono, cioè gli istruttori e i collaboratori in effetti lavorano limitatamente a 8 mesi, lavorano in più centri sportivi, hanno un'età media fra i 20 e i 30 anni, e quindi occorre un mezzo più leggero e più facile per poter gestire queste collaborazioni. E il mezzo è il contratto che appunto è in riforma. Nel momento in cui l'INPS dovesse appunto andare a di nuovo a fare queste verifiche, che sono veramente inqualificabili, pensiamo alle cassazioni che danno contro ai centri sportivi, per cui entrano nel centro sportivo e con delle interviste, che in realtà sono degli interrogatori, fanno dichiarare all'istruttore che cose che poi non corrispondono alla realtà, perché l'istruttore fa poche ore durante la settimana e in più centri sportivi, quindi è veramente adatto questo contratto. Allora noi abbiamo presentato l'emendamento per l'innalzamento delle 18 ore a 30, perché la media di orario che oggi diciamo viene fatta dagli istruttori, dai detentori di questi contratti, è tra le 25 e le 30 ore. Dopodiché, chiaramente, se si va oltre queste ore, è comprensibile che siano contratti a tempo indeterminato. E ci sta bene che poi vengano verificati e se non si adattano a tutte quelle che sono i protocolli che riguardano il contratto coordinato e continuativo, a noi sta bene. Stiamo insistendo per questo emendamento, ne abbiamo aggiunto un altro che riguarda l'INAIL. Riteniamo che non possiamo finire a quel 6-7%. Quando l'INPS è praticamente diciamo scesa di parecchio come valore economico dei versamenti, gli istruttori dall'altro hanno un'incidenza, scusate il gioco di parole, di incidenti molto molto bassa, per cui riteniamo che, abbiamo chiesto che non debba superare il 2% l'impatto economico dell'INAIL, così come abbiamo chiesto appunto di abbassare l'impatto economico dell'INPS. Infine, un altro emendamento per noi importante anche è che i corsi di formazione, e con gli istruttori se ne fanno tantissimi, possano essere finanziati, come accade con i dipendenti e con i contratti a tempo indeterminato. Ci sono tanti finanziamenti a cui poter accedere, e anche questi contratti devono poter accedere ai finanziamenti appunto per la formazione. Ecco, questi sono un po' i tre punti per cui ci batteremo ancora, e perché riteniamo che iniziare a luglio sempre con questo problema e trovarci a dover fare dei contratti che poi fanno si andrà ad annidare di nuovo tutto i contratti, diciamo, che vengono dichiarati con meno ore rispetto al fatto che fanno più ore, non vogliamo più essere fuori da quella che è la normativa, da quella che è la legge, ma dobbiamo poter far lavorare i nostri istruttori serenamente con un contratto adatto sia a loro che sia al settore. Ecco, questo è un po'
quello che volevo dire, e credo, Camilla, che sia necessario. Noi ci batteremo, ne abbiamo parlato direttamente, a dicembre abbiamo fatto un convegno in merito, quando ancora lottavamo per far applicare la legge del 1° gennaio, in cui è intervenuto il ministro Abodi, il vice ministro Maurizio Leo e il sottosegretario Claudio Durigon, che era d'accordo con noi, ma so già che per esempio alla presentazione che ha fatto anche il ministro Abodi di questo emendamento, all'interno del ministero c'è chi dice ma più di 21 ore non si può fare, perché deve essere almeno la metà delle 42 ore. Dovete pensare che a settembre, quando noi l'abbiamo presentato, prima che la riforma venisse presentato per l'ennesima volta, prima che la riforma venisse approvata, ci fu, appunto, mi sembra dalla Cartabia, un muro a far, diciamo, noi addirittura avevamo messo questi contratti senza un limite orario, per la loro, diciamo, per il loro status giuridico di contratti coordinati e continuativi. Ma lei insistette per queste 18 ore, e siccome occorreva approvarlo comunque, perché se vi ricordate bene che erano le ultime approvazioni che poteva fare il governo Draghi, e voleva farle, e non volevamo andare oltre, perché chiaramente poi il nuovo governo va a capire cosa sarebbe successo, quindi alla fine abbiamo accettato e è andata così. Ora però credo che ci siano gli strumenti e gli elementi e la buona volontà di portare questi contratti all'orario, al numero di ore necessario. Grazie, Camilla. Grazie Gianpaolo, e sono sicuramente dei profili che sono stati oggetto da più parti di stimolo e di richieste ad un correttivo ulteriore nella riforma. È pur vero che, come aveva evidenziato il professor Domenico Mezzacapo all'inizio, la presunzione di autonomia è una questione che presenta delle complessità anche normative, e che si deve tenere conto che sempre di un rapporto di lavoro stiamo parlando, e che quindi metterlo senza profili, senza limiti, forse avrebbe posto un problema ancora maggiore, oltre alla necessità del legislatore di garantire delle tutele a una platea di lavoratori che, come sappiamo, come abbiamo detto ad oggi, non ne aveva. Quindi indubbiamente è il modo di contemperare, e si deve trovare il modo di contemperare entrambe le spinte. Io voglio passare la parola però a questo punto anche ad un altro rappresentante di queste associazioni, che parimenti si era attivato, e che è il presidente di CIWAS. Se si può collegare almeno con il microfono, perché so che ha difficoltà con il video, ed è Andrea Panbianchi, alla quale passerei la parola per poi chiudere definitivamente. Se riesce a manifestarsi, lo ringrazio. E non lo sento. Paolo, riusciamo in qualche modo almeno a consentirgli di parlare, di attivare il microfono? Non ha divieto di attivazione, dovrebbe poter sbloccare lui il microfono, perché lui è relatore. Anche Domenico Mezzacapo è stato escluso e deve cercare di rientrare, probabilmente per l'orario, non lo so. E Gianpaolo, Andrea non mi sta neanche contattando. Comunque mi aveva rappresentato che loro intenzione era in parte quella che è appena stata rappresentata anche da ANIF con il suo presidente Duregon, di chiedere, sta provando ma non riesce, ma di chiedere comunque un intervento correttivo sempre su queste 18 ore. Inizialmente anche loro avevano chiesto in realtà di non mettere il limite, e addirittura mi aveva accennato ad una loro intenzione di intervenire chiedendo anche una sorta di agevolazione fiscale per chi di questi lavoratori sportivi avesse dovuto attivare la partita IVA come una sorta di start-up, e quindi con un'agevolazione fiscale necessaria a,
a poter garantire a questi lavoratori una facilitazione nell'esposizione fiscale, non essendo loro abituati ad essere qualificati come liberi professionisti di massima, e poi anche una maggiore tenuta del settore. Mi dispiace non poter attendere oltre, sono dispiaciuta, ma spero che più o meno quello che ho appena concluso contenga anche il pensiero di Andrea Panbianchi. Ringrazio ancora una volta Gianpaolo Duregon per... Camilla, scusami, sì, ti confermo, io con Panbianchi ci ho parlato e so ecco, che è battuto per queste stesse, quello che hai detto esattamente tu, quindi te lo confermo, è senz'altro così. E sono anche lui rappresenta un altro organismo che rappresenta sempre gli enti sportivi, le palestre, le piscine. E ringrazio tutti ancora una volta e grazie mille ai partecipanti che sono stati fino alla fine molto numerosi. Grazie ancora e una buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti.